Raga, oggi parliamo di social nel 2020. Chi è che non usa i social? Vabbè, quindi in descrizione c'è Instagram, andate a seguirmi. E fino qua abbiamo messo il punto. Ma a parte questo, ci pensate mai a quanto tempo passate sui social? No, cioè, passiamo sui social perché non mi escludo da questo. Sicuramente meglio non pensarci, però oggi sono qui per farvi prendere a male. Facciamo finta che in media ci stiamo poco. Un'ora e mezzo al giorno, un po' tra tutto. Sono precisamente 45 ore al mese e 548 ore l'anno. Quindi sì, passiamo 23 giorni l'anno dietro a delle stronzate. Potremmo sicuramente investire meglio il tempo. Quindi ragazzi, mettetevi seduti perché questa è la storia di come 6 mesi fa ho vissuto 2 mesi senza social network. Anche se alla fine poi sono diventati di più. Questo video e la scelta di abbandonare temporaneamente i social deriva dal fatto che ero completamente fuori di testa. Nel senso che avevo un esame da preparare, non avevo voglia e passavo l'intera giornata su Instagram, Facebook e YouTube. Proprio quel cazzeggio inutile che non sa di niente. E quindi mi sono detto che era ora di darsi una regolata. Questa sfida contro il cellulare e la mia forza di volontà è durata 2 mesi. Poi ho reintegrato solo YouTube finché non ho dato l'esame. Quindi si parla di altri 3 mesi. Diciamo che 3 volte l'ho dovuto ridare. Non mi andava troppo a genio l'idea di dover studiare diritto. Quando ho iniziato, la prima cosa che ho fatto è stata disinstallare le app dal telefono. Mentre per quanto riguarda YouTube e il Play Store, le avevo messe non visibili. Perché lo so, mi conosco, meno tentazioni c'ho, più io riesco a essere costante su una cosa. E infatti, da come avete potuto vedere, ce l'ho fatta. Ovviamente ragazzi, gestendo la pagina Instagram Kaiba Corporation 3.0, quindi se non la seguite, link in descrizione, e il canale YouTube, capite che contenuti dovevo comunque portarli. Ovviamente tutte le app le tenevo solo sul tablet, perché ovviamente dovendo portare il post sulla pagina in qualche modo dovevo pur fare, però facevo solo quello e basta. E quindi, non avendocelo sempre dietro e avendocelo sempre spento, non mi influenzava più di tanto. Voglio comunque precisare una cosa per tutti quei testa di cazzo che non capiranno. Il problema di questi social non è tanto caricare il contenuto, perché non è quello che ci fa perdere tempo, ma sono tutte quelle ore che noi perdiamo a scrollare la home o guardare video che ci disorientano e ci fanno perdere la cognizione del tempo. Apri Instagram o Facebook un minuto, ti passa un quarto d'ora e non ti sei neanche accorto. Quindi ragazzi, non cagate il cazzo. Grazie. Nel complesso, alla fine, mi posso ritenere anche soddisfatto. Diciamo che c'è stata solo una cosa che mi ha dato problemi. Sto parlando dei momenti morti, cioè quei momenti in cui non fai veramente un cazzo. Quindi, appena sveglio e prima di andare a letto, ho ricominciato a leggere. E devo ammettere che alla fine è filato tutto liscio. Anzi, se si può dire, ho avuto anche qualche riscontro positivo. Nel senso che dormivo di più in quanto 5 minuti sul letto con Instagram nella vita reale è un'ora. E quindi andavo a dormire veramente troppo tardi. In più dormivo meglio perché probabilmente non avevo più la luce blu sparaflesciata in faccia che probabilmente mi provocava insonnia. E poi, non so se c'entra, ma mi sentivo più creativo. Quindi meglio così. Quindi ragazzi, fidatevi. Ogni tanto staccate la spina. Che passare tanto tempo sui social non vi fa bene. E ve lo dice uno che ci è passato. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci vediamo presto, promesso, tanto non c'è un cazzo da fare, con un nuovo video. Ciao a tutti.